Oggi abbiamo un vino da MasterChef, ma l'importante è che non ci diluda. Ma secondo voi lo farà? Scopriamolo insieme. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento Ribolla Gialla di Bastianic. Se vi parlo di Bastianic, ovviamente vi verrà in mente Joe, uno dei giudici di MasterChef. Ma la sua famiglia, ed in particolare la mamma Lidia, hanno una storia molto lunga nel campo della ristorazione e sono una realtà friulana molto attiva nel campo dei vini. In particolare, questa Ribolla Gialla, con denominazioni Friuli, Colli, Orientali, DOC, è una delle loro espressioni a livello di bianco. Infatti, come potete vedere dalla scheda in sovrimpressione, questo vino è prodotto con 100% uva Ribolla Gialla, l'annata in degustazione è il 2017 e ha una gradazione di 12,5 gradi. Come sempre, prima di degustarlo, andiamo a vedere più da vicino l'etichetta. Vediamo più da vicino, quindi l'etichetta, un'etichetta molto essenziale, una bottiglia molto essenziale, il nome della cantina, Bastianic, Ribolla Gialla, colore bianco, questi simboli che ricordano la strada che porta a un vigneto. Andiamo a girare appunto l'etichetta e andare a vedere le indicazioni obbligatorie di legge. Friuli, Colli Orientali, DOC, 2017 l'annata appunto del vino in degustazione e i 12,5 gradi della gradazione alcolica. Come per altri vini vi mostro sulla cima appunto della bottiglia, copertura del tappo, il simbolo della cantina Bastianic, questa B di colore blu, molto essenziale, molto semplice, ma anche molto riconoscibile. Andiamo adesso a degustarla e a vedere che cosa ci racconta. E iniziamo la nostra degustazione come sempre partendo dal colore, questo giallo paglierino intenso, frutto dell'appassimento di una parte delle uve che viene utilizzata per produrre questo vino. Andiamo a sentire che note ci regala il naso. Note di fiori gialli e frutta, soprattutto frutta agrumata come pompelmo e mandarino, con una leggera nota di ananas e melone. Andiamo a sentire al palato. Buona acidità, è un vino secco, con un'ottima persistenza e un richiamo alle note fruttate che abbiamo descritto al naso e una sensazione finale di palato rinfrescato appunto dal vino. Dopo averlo degustato, a questo punto possiamo passare ad assegnargli i classici voti. E partiamo dalla fascia di prezzo, dove questo vino prende 2 bottiglie su 5. Si trova in vendita tra i 12 e i 15 euro la bottiglia, prezzo che sicuramente vale la pena spendere per questo bianco. Valutando la versatilità, questo vino merita sicuramente 3 bottiglie su 5. Questa Ribolla si fa apprezzare con i fritti e il pesce, anche crudo. È un ottimo accompagnamento ad esempio per il sushi e il sashimi e con il tempo e con un minimo di invecchiamento anche per formaggi come il taleggio e la robiola. Per dare un consiglio etnico, si abbina molto bene a piatti a base piccante, tipici della cucina indiana oppure thailandese. E se proprio vogliamo rimanere su un piatto più nostrano, potete anche accompagnarlo a un meraviglioso piatto di penna alla arrabbiata. Sarà sicuramente una consolazione per l'anima e per il palato. Continuando con la facilità di beva, questo vino merita 4 bottiglie su 5. Fresco, piacevole, non stanca il palato, si presta molto bene ad essere bevuto in varie occasioni e sarà apprezzato anche dai palati meno allenati. Inoltre ha una buona tenuta nell'invecchiamento, che lo renderà piacevole anche nella sua evoluzione nel tempo. La temperatura di servizio è consigliata molto fresca, quindi fra i 10 e i 12 gradi. E arrivando al giudizio complessivo e come sempre vi ricordo personale su questo vino, assegno 4 bottiglie su 5. Infatti non mi dilude, come direbbe Joe, ma anzi si fa apprezzare per sapore, olfatto e prezzo. In particolare se siete amanti della cucina di mare non ve lo potete assolutamente perdere.
Vi lascio qui sotto in descrizione il link al sito della Cantina Bastianich e in aggiunta un altro link al libro scritto da Joe, in modo che possiate meglio interessarvi alla vita sua personale e della sua famiglia per comprendere la loro filosofia dietro la produzione di questi prodotti vinicoli. Bene, per oggi abbiamo terminato e come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Se non vi è piaciuto, pollice in giù e fatemi sapere il perché nei commenti. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video. E soprattutto commentate e fate domande se volete qualche approfondimento. Per il momento vi saluto e vi lascio con i miei solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o di fare attività pericolose. E la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.